Allora siamo alla ripartenza con la 47esima stagione dell'Associazione Filarmonica Umbra, con l'entusiasmo di sempre, forse ancora di più, vista la difficile situazione. E questa volta abbiamo ben 7 concerti in autunno, presentiamo intanto la prima parte, quella autunnale della stagione, e questi 7 concerti li abbiamo definiti le 7 meraviglie della Filarmonica Umbra, perché saranno straordinari, ancora più del solito. Apriamo con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, con Fabrizio Meloni, il primo clarinetto della Scala, con un concerto, con il concerto di Mozart per clarinetto e orchestra, un capolavoro assoluto, molto classico, bellissimo, profondo, che però apre una stagione quasi rock, perché avremo anche qualche pezzo di rock. Chiuderemo con Django Reinhardt, suonato dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese ancora. Ci sarà il Bach di Mario Brunello, che è molto rock. Suonerà anche il violoncello piccolo, e al violoncello piccolo la famosissima Ciaccona di Bach, e ci saranno dei giovani, 4 sassofonisti fantastici dell'Istituto Bricialdi, che sono lanciati verso una grandissima carriera. Ci sarà un family concert per tutte le età, bellissimo, intorno alla Cenerentola di Rossini. Ci sarà Alberto Savinio, quindi un genio del Novecento italiano, con Lucia Poli, che è una delle grandi attrici del teatro italiano, e ci sarà addirittura la voce di Andrea Camilleri in uno spettacolo intorno a Dante intitolato Intelletto d'amore, che un estroso e versatile violoncellista giovane italiano ha creato, pensando proprio a commissioni di pezzi contemporanei, a pezzi antichi, bellissimi, in un programma fantastico, un grande spettacolo. Quindi questa è la nostra stagione rock, la 47esima.